Zombie Apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video. Brutti prodotti finiti. È una valanga, ma non tanto, perché sono pochini, ma questo è e questo vi pigliate. Allora, questa è la bustina e cominciamo subito. Allora, questo è Mantovani è molto buono, è bagno schiuma, bagno doccia, scusate, ipoallergenico, neutro, termoprotettivo con vitamina E e collagene vegetale, extra nutrimento, latte, extra nutrimento, vabbè, latte mandorla e 500 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Eccolo qua, vedete? Ciao. Questo è Mantovani. Questo mi è piaciuto e... Ah, ragazze, non potete capire, è un paradiso questo per me. È veramente molto buono e mi aiuta soprattutto per quanto riguarda la detersione del mio corpo e per lavarmi proprio a fondo. Non dico che deve solo profumare, però se non fa la schiuma io non sono contenta, non mi sento lavata. Dovrò dire come The Witch, posizione di bellezza, ovvero Caterina. Niente, poi un altro prodotto che ho terminato, ma anche questo non è, cioè mi ha fatto, mi è piaciuto, però boh, comunque è questo qui, questo della Vidal. E questo è Imperial Orchidea avvolgente, vabbè, questo non ce ne frega niente. Orchidea Imperiale Body Wash 500 ml, anche questo, vedete? Già. E anche questo non è malaccio per niente, quindi top come profumazione. Ma questo a tutti gli effetti ho notato che batte il Vidal, quindi è diventato questo il mio più preferito. Più non si può dire, però vabbè, nulla. Allora, questo lo metto di qua, va. Poi ultimo, ma non per importanza, ultimi due, se non ce n'è altri. Sì, ce n'è altri, questi li metto qua. Allora, per lavarmi le generale, dentifricio, che dove l'ho messo? Eccolo qua, dentifricio della BioRepair. Anche questo non è male, però preferisco di più il Sensodyne, perché il Sensodyne non è male per niente. Prima di tutto il Sensodyne mi aiuta inerente alla sensibilità gengivale, ma anche più del dente, perché quando sono stata operata a denti, per carità di Dio, non vi dico quanto ho sofferto. Quindi vabbè, sì, mi hanno tormentata operandomi, però non dico proprio solo la bocca, ma tutto il resto del corpo, perché io ho delle patologie che non sto qua a entrare nei dettagli, però vabbè. White Fresh Top, fantastico. Non mi fa impazzire, ma meglio di nulla è, pulisce bene la bocca in generale. Ce n'è un goccio, ma vabbè, chi se ne frega, vedete? Cioè, un goccino. Allora, un ultimatum e poi vi lascio andare. Fructis, attivi di frutti, fortificanti, antiforfora, shampoo fortificante 2 in 1, libera dalla forfora e zinco piritione, scusate ma io leggo male, comunque piritione, tè verde, questo qua, vedete? Al garnier, sì. Piritione, bah, vabbè, sciampete. Non so manco io come cacchio leggo, però siamo capiti. Che profumazione, ragazze, fantastica. Questa non è male per niente, vedete che è buona. Aspettate, mi vedete, si sta registrando. Volevo evitare altre brutte cose, brutte conseguenze della registrazione. Comunque sì, mi è piaciuto. Lavava bene il capello e sentivo come... Avete capito quando il capello fa un strano strato di rumore, come se avete lavato i piatti? Quel tipo di rumore la fa il mio capello. Perfetto, quindi vuol dire che lava bene il capello, fa una schiuma bella abbondante, però quando risciacquate, io risciacquo, vi consiglio abbondantemente, come vi ho detto in altri video, conto fino a, bravissimi, fino a 60, perché a me quando devo lavare per due volte i capelli e fare due saponate
della stessa cosa, dello stesso sapore, cioè che sapore? Vabbè, shampoo, perché è uno shampoo questo. Faccio due saponate e poi mi risciacquo tutto e ho finito. Altro, cosa dirvi? Sempre fine da 60 queste volte, poi un'altra seconda risciacquata, poi apro col balsamo naturalmente dopo la maschera della testa e del balsamo, applico o questo o di un altro tipo che è il Vive, L'Oreal, molto buono, mi piace tanto. Poi questo lo metto qui. Bene ragazze, allora ce n'è altro qui? No, questa è la busta, non so cosa si percepisce, però questa è la busta, butto per terra e niente, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in prossimo nuovo video. Mettete un bel like di supporto, un commentino sempre nella sezione commentini e ovviamente non vi linciate se vedete prodotti che non usate voi o che non conoscete, ma dubito che non conosciate il Mantovani o questi due prodotti. Fatemi sapere quali utilizzate. Ah, a proposito, mi sto trovando bene con, aspettate, con questo qua, questo burro cacao che vi ho detto in un altro video della Maybelline. L'ho quasi terminato, ma è top. Niente, ciao ragazzi, a presto, un bacio. Aspettate un attimo che metto tutto a posto, perché tanto poi andrò a cestinare e appena posso andrò anche a buttare la plastica. Perché non ci ho pensato prima di buttare la plastica oggi? Boh, vabbè. Devo fare il video oggi e all'istante, pazienza. Che dire, io tanto se non riesco a fare. No, qua non posso perché non ho spazio. Allora, siete appoggiati sopra un mobiletto. Ora a muovervi troppo. Ok, vabbè, niente ragazze, io sto ferma così. Basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!